possiamo dire, è tutta un'altra Juve Stabia da quattro partite ad oggi. I meriti sono credo, sì, dei ragazzi che vanno in campo, ma anche di un allenatore che sta riuscendo ad andare oltre, credo, qualsiasi previsione negativa di infortuni, perché io ti voglio chiedere, anche tu che sei una mente storica degli ultimi 30 anni almeno della Juve Stabia, forse 30 no, qualcuno in meno, però diciamo 30 anni anche come tifo della Juve Stabia, ti era mai capitato una situazione del genere? Non da dirigente, 30 anni, è chiaro. Sicuramente è una cosa che rischia il paradossale, perché ci sono stati veramente degli episodi a catena che da far cadere le braccia, però è inutile fasciarsi la testa senza dover parlare sempre delle stesse cose. L'importante è invece commentare questo punto odierno, che dà continuità a una serie di risultati positivi nelle ultime quattro giornate, che ha coinciso con, diciamo, la svolta tecnica che c'è stata per dare quella famosa scossa che si diceva un mese fa. Merito sicuramente dei ragazzi, dell'allenatore, del suo staff, che hanno mantenuto i nervi saldi, e in merito, diciamo, così come le sconfitte sono diciamo figlie di tutti, anche i risultati positivi devono essere, diciamo, distribuiti per tutte le componenti. Ecco, facciamo prima un attimo un discorso fuori dal calcio giocato. Questa decisione della Juve Stabia di aiutare i tifosi che sono venuti qui nella prossima partita con la Fidelis-Andria, il costo del biglietto sarà ridotto, quindi si è sempre pro tifosi. La proprietà è di Castellammare, i dirigenti, sì, siamo di Castellammare, quindi alla fine capiamo anche le difficoltà a dover sostenere delle trasferte, a dover acquistare un biglietto di settore ospiti a 20 euro, quindi sembrava un gesto carino quello di premiare. Non da tutti, eh. Questo lo dite voi, però sembra un gesto carino, diciamo, premiare chi ha sfidato le intemperie, il lungo viaggio per sostenere i colori gialloblu. Ecco, per quanto riguarda invece la squadra, non si è usciti fuori dal tunnel, perché gli infortuni sono ancora tanti, anche i calciatori che sono scesi in campo oggi stanno stringendo un po' i denti, però i risultati stanno venendo e questo fa ben sperare per il futuro. No, bisogna, come abbiamo detto, bisogna navigare a vista partita dopo partita e quindi non illudersi per dei risultati positivi, ma tenere sempre alta la tensione, ragionare partita dopo partita. Adesso c'è il derby di Benevento, poi dopo verrà l'Andria. Penseremo una partita alla volta. Grazie mille, Clemente, direttore generale della Juve Stabia.